Irene Manzi, Partito Democratico, capogruppo alla Camera. Manzi, è addirittura d'arrivo l'approvazione del decreto 71, cosiddetto decreto scuola. All'interno vi sono dei provvedimenti molto importanti, in particolare sul sostegno. È previsto un corso di specializzazione che potremmo definire storico. Manzi, ci spiega perché e quali possono essere i limiti di questo corso? Ma io lo definirei storico in senso non positivo ma negativo in questo caso. Storico perché è un atto di grande sfiducia, devo dire, da parte dei ministeri dell'università e dell'istruzione e merito rispetto ai percorsi di TFA, quindi dei percorsi ordinari che sono realizzati da parte delle università. Così, partendo dal nulla, i due ministeri hanno ben pensato di affidare ad INDIRE un percorso semplificato e parallelo di formazione sul sostegno rivolto ai docenti precari, rivolto a quanti si sono abilitati all'estero, ma di fatto creando grandissime disparità e differenze di trattamento, per esempio con coloro che invece nel percorso ordinario si sono sottoposti anche a delle prove, a delle selezioni per poter accedere, stanno frequentando anche con disagi personali, ovviamente di organizzazione, quantomeno personale, tali percorsi in presenza in particolare. E noi diciamo che il Ministero del Merito, come al solito, ha trovato una scorciatoia in qualche modo per favorire poco il merito, ma per intervenire appunto ancora una volta con una sanatoria di fatto e soprattutto con una schiaffo, consentitemi il termine, nei confronti delle istituzioni accademiche che sono chiamate ad un importante compito formativo e che lo svolgono professionalmente. Manzi, quali sono i requisiti per accedere ai corsi di specializzazione INDIRE? Ma appunto, come ricordavo poco fa, avere un servizio precario, in questo caso di almeno 3 anni alle spalle, quindi di aver svolto il proprio servizio, ma di non essere in possesso in questo caso di una abilitazione sul sostegno, di una formazione sul sostegno, oppure nell'altro caso aver conseguito una specializzazione sul sostegno all'estero. Sappiamo che il tema della specializzazione sul sostegno all'estero è un tema molto complesso, su cui c'è grande polemica, su cui però purtroppo registriamo, e non da oggi, lo abbiamo detto più volte, un ritardo grave da parte del Ministero nelle procedure di riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero sul sostegno, ed è questo il vero imbuto, il vero tappo, diciamo, che poi spinge appunto alle procedure parallele. Lo scorso anno il Ministero aveva sottoscritto un accordo con CIMEA per accelerare e per sveltire le procedure, era un accordo triennale che è ancora in piedi. Allora perché non dar seguito a quell'accordo, non accelerare, non consentire un rapido esame dei procedimenti in essere? E anche qui perché forse la strada della sanatoria politicamente può essere più redditizia per questo governo. Questo corso durerà non tantissimo, si parla, ancora non sappiamo i dettagli, di 30 crediti formativi a cospetto dei 60 che hanno dovuto, diciamo, ottenere altri corsisti, e ci sono lamentele. Ma infatti è proprio questo anche che rimproveriamo al governo, il fatto di creare un conflitto in realtà tra docenti, tra persone che si sono abilitate, si vogliono abilitare, stanno mettendo in gioco anche le loro competenze personali e professionali. Ecco, è normale che ci siano soprattutto una grande confusione oltre alle proteste, una grande confusione che è determinata anche dal fatto che di fronte appunto ai corsi di TFA che devono partire, stesse università quasi alzano le mani perché non sanno, appunto comunicano, sono arrivate delle segnalazioni anche agli stessi aspiranti a frequentare corsi di TFA che partiranno anche le procedure INDIRE, quindi davvero un gigantesco caos che questo decreto non aiuta ma che anzi allarga e ingrandisce ancora di più. Manzi, a proposito di INDIRE, è arrivato da pochi giorni a sorpresa, possiamo dire, questo provvedimento di commissariamento appunto dell'ente nazionale di formazione pubblica, ma come ve lo spiegate voi del PD?
Ma devo dire è stato davvero un fulmine a ciel sereno, perché in quel provvedimento è arrivato giovedì, quando stavamo per chiudere l'esame in commissione, un emendamento del relatore che da un lato allarga notevolmente quelle che sono le competenze di Indire, ma dall'altro nel suo comma prevede che l'attuale dirigenza di Indire venga di fatto commissariata. Da una parte sembra quasi una contraddizione in termini, a ingrandire le competenze di questo organismo ma poi andarlo a commissariare e quindi non garantire anche una continuità nella gestione per chi già conosce una macchina certamente complessa da far funzionare. Dall'altra però, insomma, a pensar male di solito ci si indovina, come si dice, anche il fatto che crescano le competenze, che quindi serviranno anche ulteriori risorse, ulteriori strumenti per mettere in atto tali competenze, magari fa venir voglia che non siano i soggetti che attualmente dirigono quelle strutture a seguire questi processi, questo allargamento delle competenze, ma magari siano persone commissari, sì, ma politicamente più vicini all'attuale governo.